Sì, grazie Presidente. Torniamo ad oggi a parlare di un tema che tornerà inevitabilmente all'ordine del giorno del dibattito cittadino e che riguarda la Fiera di Bologna, in particolar modo la situazione critica in bilico di quei 123 lavoratori di cui è stato annunciato l'esubero. Allora, noi abbiamo presentato una risoluzione a fine giugno, in cui abbiamo cercato sostanzialmente di fare un attimo la fotografia di quello che è lo stato della Fiera di Bologna e delle cause che l'hanno portata a una perdita di 9 milioni di euro. A fronte di questo abbiamo voluto inserire degli impegni rispetto alla Giunta che fossero degli impegni concreti, puntuali e vincolanti. In questa risoluzione noi nello specifico chiediamo vogliamo impegnare la Giunta a richiedere a Bologna Fiere di ritirare immediatamente la lettera di licenziamento, di verificare con Bologna Fiere le prospettive occupazionali del personale, a richiedere alla società la definizione di un piano industriale che garantisca la salvaguardia del lavoro, a richiedere di subordinare ogni ipotesi di taglio al personale, alla definizione di un quadro di riduzione anche per le indennità dei dirigenti, per esempio, a subordinare ogni ipotesi di incremento della partecipazione societaria a prospettive di tutela di crescita e dell'occupazione della società. A fronte del nostro testo ci ritroviamo una risoluzione del Partito Democratico depositata 2 settimane dopo, su cui io ho parecchie perplessità. È un testo molto approssimativo. Sicuramente, con la nostra iniziativa abbiamo costretto in qualche modo il PD ad affrontare un tema che probabilmente avrebbe preferito tenere sotto traccia e questo è sicuramente già un risultato. Di fatto però il testo presentato è un testo, come dicevo, approssimativo e su questo testo io vorrei puntualizzare alcune cose. Si dice, premesso che la Fiera di Bologna è una delle principali fiere italiane, visto il contesto generale in forte evoluzione, necessita di una ristrutturazione in grado di trattenere le principali manifestazioni, eccetera, eccetera. Ecco, io da qui capisco che la Fiera di Bologna non è più competitiva e la causa sarebbe il contesto generale in evoluzione e in mutamento. Ecco, scrivere questo significa o non aver capito nulla di quello che è successo all'interno di Bologna Fiere, o in alternativa, ipotesi più probabile, significa nascondere che ci sono delle precise responsabilità, soprattutto politiche, sullo stato in cui versa oggi la nostra fiera. Quindi, oltre alla congiuntura, poi se volete ci aggiungiamo le guerre, il terrorismo, come fa di solito il Presidente di questa regione quando i dati sul lavoro non sono il suo gradimento, bisognerebbe anche citare la mala gestione portata avanti da persone poco competenti, scelte e protette dal Partito Democratico. Cattiva gestione che ha portato a un buco di bilancio appunto da 9 milioni di euro, ma su questa risoluzione non si dice assolutamente nulla di tutto questo e non scrivere nulla significa fare un torto alla vostra onestà intellettuale. Poi si prosegue, per questo si rende necessario un progetto industriale ed un bilancio capaci di renderla protagonista in un panorama europeo, internazionale, eccetera, eccetera. Questa risoluzione è di fine giugno, il piano industriale ancora non c'è. E manca anche un altro pezzo, cioè quello che sosteniamo noi è che non si può pensare di risolvere il problema di Bologna Fiere con gli stessi manager e gli stessi dirigenti che l'hanno portata in questa situazione. Il testo prosegue: l'unico strumento per raggiungere tale obiettivo è che Bologna, Compar e Rimini compongano un sistema fieristico regionale, FOAT a livello europeo, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, voi sostenete che questo sia l'unico strumento, ovvero la New Co. Compar Rimini, per risollevare la Fiera di Bologna. Noi però non abbiamo ancora visto nessun dato. È stato dato un incarico ad un advisor, e noi però il piano di costi e benefici non l'abbiamo ancora visto. Voi siete certi che questa sia l'unica soluzione? Noi vorremmo vedere dei dati oggettivi. Anche perché vorrei ricordare che proprio in questi giorni si sta parlando di un nuovo accordo con Bari Levante. A proposito di trasparenza che c'era stata tanto promessa, noi di questo accordo non sappiamo nulla. Quando è venuto Boni in commissione non ha risposto a questa domanda fatta dalla sottoscritta e mi piacerebbe capire anche se questo incarico dato all'advisor comprende anche il nuovo accordo con Fiera Levante che non gode di una bellissima situazione. Per questo io lo dico già all'assessore, ho richiesto l'ennesima audizione perché vorremmo avere un attimo di informazioni e non leggerli tutte le volte sui giornali. Una gestione tra l'altro che durerà 60 anni, quindi insomma non una cosa proprio indifferente. Poi la risoluzione prosegue. Ricordato che la Fiera di Bologna è un ente economico di natura privatistica e pertanto le scelte organizzative
attengono in maniera esclusiva al CDA. Faccio solo un piccolo appunto: un ente di natura privatistica, abbiamo fatto un accesso agli atti per richiedere le consulenze, se l'hanno negato. Allora l'ente è una fiera privatistica quando è ora di negare gli atti al Movimento 5 Stelle, quando è ora che i soci pubblici ci mettano i soldi, è un ente pubblico. E poi prosegue: il rilancio della fiera di Bologna discende dall'adozione di un piano industriale che coniughi rilancio, sviluppo e redditività. Tali obiettivi non sono raggiungibili con un esclusivo taglio dei costi del personale, ma è quello che ci aspettiamo tutti. Però, come già detto prima, il piano industriale ancora non c'è. Si va avanti andando a fare shopping a Bari, eppure noi questo piano industriale non l'abbiamo ancora visto. Però nel frattempo abbiamo già sistemato l'ex AD di Ferrara Congressi. Poi si prosegue: preso atto che alla luce dell'apertura della procedura di mobilità per 123 lavoratori da parte di Bologna Fiere, ieri sera perché una risoluzione vecchia, si è avviato un confronto tra aziende e sindacati per discutere il piano industriale e verificare soluzioni possibili. Chi ha scritto questa risoluzione evidentemente non conosce neanche la situazione di Bologna Fiere, perché il piano industriale, come dicevamo, non c'è. Quindi io non so come i sindacati abbiano potuto discutere di un piano che non esiste, che nessuno ha mai avuto modo di conoscere. Nel corso dell'incontro, grazie all'intervento dei soci pubblici e tra essi la Regione, l'avviata procedura di mobilità per i 123 dipendenti è stata sospesa. Insomma, i lavoratori dovrebbero anche dire grazie a mamma Regione e ai soci pubblici, gli stessi soci pubblici che designano periodicamente i presidenti dell'ente fieristico, i quali ci hanno regalato una fiera che cade a pezzi, manifestazioni che se ne vanno, contenziosi su contenziosi e un buco da 9 milioni di euro. Poi si prosegue: già da tempo sia la Giunta che l'Assemblea, su proposta di tutte le forze politiche che vi presenti, hanno avviato un percorso trasversale in commissione assembleare con l'audizione dei tre presidenti e che continuerà con l'audizione sempre in commissione entro il mese di luglio del presidente di Bologna Fiere. Questo paragrafo è naturalmente già superato, l'audizione si è già tenuta. Faccio solo una precisazione: l'audizione non faceva parte di nessun percorso condiviso, ma era stata chiesta dal Movimento 5 Stelle, giusto per essere precisi. Infine, gli impegni. Sollecitare la condivisione del piano industriale in vista della convocata commissione assembleare che entro luglio udirà il presidente di Bologna Fiere. È un punto superato, da mesi chiediamo il piano, ma intanto andiamo a fare shopping a Bari. Ad agire per la salvaguardia dell'occupazione dei 123 lavoratori e nello stesso tempo per il rilancio del sistema fieristico di Bologna, perché è indispensabile il sistema delle PMI, eccetera, eccetera. Questo secondo me è un punto importantissimo. Io vorrei capire, prima di esprimermi in un qualsiasi voto, vorrei capire che cosa intendete per salvaguardia dell'occupazione, perché se significa spostare i dipendenti e la loro professionalità all'interno di cooperative, svendendo il loro lavoro senza tutele, riassumendoli come interinali, è una visione completamente diversa dalla nostra. Salvaguardare l'occupazione vuol dire tutto e non vuol dire niente. Quindi io chiedo esattamente che cosa si intende per voi, che cosa intendete per salvaguardia dell'occupazione, così giusto per capirci. Poi sostenere con ogni azione utile il percorso di confronto tra aziende e sindacati, assolutamente condivisibile. A mettere in campo tutti gli strumenti più opportuni alla salvaguardia dei lavoratori, è una ripetizione, ma è assolutamente anche questa condivisibile. Ora, io devo dire che ho avuto modo anche di leggere le dichiarazioni del Presidente Boni sulla stampa pugliese, il quale parla di bilancio di pulizia e definisce i licenziamenti ricapitalizzazione degli esuberi. Ecco, davanti a affermazioni di questo tipo un partito di sinistra forse una volta avrebbe alzato la voce, oggi invece purtroppo mi tocca riscontrare molta timidezza da questo punto di vista. Per questo noi abbiamo presentato la risoluzione e allo stesso tempo abbiamo presentato emendamenti molto più vincolanti rispetto agli impegni della risoluzione del Partito Democratico, perché credo che la Giunta lo debba a questi lavoratori che stanno subendo le conseguenze di scelte che sono cadute sulla loro testa, di cui non hanno alcuna responsabilità e in realtà di cui la responsabilità è ovviamente della parte politica che ha governato questa regione, che ha scelto e protetto e voluto presidenti di Bologna Fiere che non erano in grado, si sono visti i risultati, di gestire la nostra fiera.